Risparmio casa, prezzi bassi tutto l'anno. Inadeguate le attività amministrative, qui non ci mettiamo in questa logica, è assolutamente così, senza scuotere la testa, è così. E come fai a dire il contrario? Come fai a dire il contrario? Come fa il consorzio a provare le ore? Noi non dobbiamo entrare in questa dinamica. Il tema è il completamento delle opere. Bene, il tema è il completamento delle opere. Io mi prendo da questo punto di vista, punto. Se io vado a prendere soccorso, mio figlio si fa male, chi l'ha? È un cantiere ancora, aspettate un attimo, perché è chiaro che qualcuno può dire è troppo comodo. Allora, se in quel momento non ho fatto quello che ho detto, è perché ho dovuto fare delle valutazioni. Questa cosa deve essere chiara a tutti, a tutti. L'escursione alla polizza comporta dei rischi, questa cosa si deve sapere, non può essere sottaciuta. L'idea di escutere una polizza comporta dei rischi per tutti, nessuno escluso, tranne per chi ha fatto atti 2 anni fa. Per tutti gli altri, a partire da 2 anni fa, ad oggi i rischi sono intatti. È evidente che io non posso dire oggi, assumere un impegno certo oggi, comparto per comparto, perché ogni comparto ha la sua storia. L'impegno che posso assumere io è quello di portare
a completamento le opere entro il mandato, significa nella prossima primavera. Questo è l'obbligo. Io non posso prendermi impegni diversi da quelli che mi sono preso. È inutile pensare che possiamo ottenere risultati diversi. Completare le opere entro la prossima primavera è per me un risultato importante. Poi è chiaro, a tanto di nessuno, questa storia deve finire. Allora, e io prendo con voi e direi risolvo il problema entro la primavera. Questo è l'impegno. L'assessore ai lavori pubblici. L'assessore alle opere pubbliche. Se il consorzio è un'altra parte, dai, il sindaco deve far carico di risolvere questo problema, perché non è come andiamo, la palla è persa che si passa da una parte all'altra, siccome lì se si fa male qualcuno poi andiamo a piangere. Allora bisogna che il sindaco che ha detto che si prende la responsabilità. Noi riconosciamo solo il sindaco che deve risolvere questi problemi. Per quanto riguarda i consorti, hanno fatto l'imbroglio loro e se lo deve vedere il sindaco con i compagni. A noi non ci interessa. Allora chi se la prende la responsabilità? Allora scusate, ognuno si occupa della sua questione. Allora scusate, io l'impegno l'ho preso, l'avete sentito tutti, sta chi registra. Io vi saluto, grazie. L'impegno avete preso già il 2011. Per quando, signor sindaco, per 2011? Fare niente perché viviamo nei cantieri, però la tassi a me e quando ne dovete pagare la cosa paradossale, vivere in un cantiere e pagare le tasse. Non esiste al mondo una cosa più paradossale che si vede qui a Manfredonia. Grande la nostra amministrazione. Assessore! Per la